Hanno appena annunciato il Duke 890R e io potevo non parlarvene. Prima di iniziare il video vi invito subito a lasciare un bel mi piace qua sotto e anche iscrivervi al canale e attivare la campanella così da non perdere i prossimi. Inoltre vi avviso che da oggi è completamente attivo il canale Telegram Offerte Bikers, dove potete trovare tutti i prodotti che interessano proprio a noi bikers in offerta o a un prezzo veramente ottimo. Quindi ve lo consiglio, entrate e non perdetevi le offerte, perché potete portarvi a casa tanti prodotti a un prezzo veramente scontato. Durante questi giorni di EICMA hanno appunto annunciato il KTM Duke 890R. Come potete ben intuire dal nome, la prima modifica fondamentale di questo nuovo Duke 890 è che è salito di 110 cilindri rispetto al vecchio 790. Vecchio neanche così tanto, perché comunque rimane in catalogo, vi ricordo. Rimane in catalogo anche perché sarà praticamente l'unica moto depotenziabile KTM nel 2020, poiché questa cara Duke 690 a quanto pare non c'è più in catalogo, peccato. Però va fuori produzione soltanto la Duke, ma non il motore, perché infatti il motore continua a rimanere sotto al 690 SMC che continua a venire prodotto. Quindi hanno fatto, diciamo, in questi ultimi anni questa cosa strana, che hanno prima messo il Duke 690 togliendo l'SMC e sono rimesso l'SMC, hanno tolto il 90 Duke. Vabbè. Però torniamo al discorso fondamentale di oggi, ovvero il 890R. Ah, apriamo la visiera, inizia a far caldo. Siamo a novembre, ma fa caldo, ci sono 21 gradi e mezzo, fortunatamente, aggiungerei. Quindi, ritornando al discorso fondamentale, hanno finalmente annunciato l'890R. R perché? Perché chi segue KTM lo sa che la versione R è una versione, diciamo, più sportiva, più per la pista, diciamo. E come tutte le versioni R, ha sia i cerchi sia il telaio arancione. È già questo. Però ovviamente non finisce qui, perché le cose fondamentali che cambiano sono praticamente sospensioni e freni in primo luogo. Infatti avanti troviamo delle belle sospensioni completamente regolabili VP Apex, mentre al posteriore, diciamo, un ammortizzatore un po' più evoluto di quello del 790 Duke. Altra cosa veramente fondamentale secondo me è il reparto freni. Infatti hanno montato ben due dischi da 320 mm abbinandoci due belle pinze Brembo Stedema, e per concludere il tutto, per non farci mancare ovviamente nulla, sta anche una bella pompa Brembo. Mi sta affumicando, in sostanza. No, aspettiamo qua, non facciamoci affumicare. E stavo dicendo, per concludere il tutto in bellezza, sta anche una bella pompa Brembo radiale. Quindi direi proprio al top l'hanno fatta. Inoltre non abbiamo ancora parlato della parte fondamentale. Perché si chiama 890? Perché stanno 100 cm cubi in più di motore. E la differenza secondo me la fa, perché così, diciamo, arriva tra il primo posto oppure a pari merito con le altre della sua categoria. Infatti con ben 121 cavalli, ma immaginate, 99 Nm di coppia, direi che è abbastanza spaventosa, per non vedere il peso di soltanto 166 kg a secco. Direi che è abbastanza accettabile, considerando che questo 690 Duke che ho io, che però è monocilindrico e quindi pesa di meno, non c'è niente da fare, pesa 159 kg a secco, quindi una differenza, diciamo, neanche così notevole. Qua lo scarico intanto, ci delizia. La gente vede il bel tempo, tutti sul lungomare, veloce. Qua ci delizia ancora di più. 22 gradi e mezzo, la temperatura continua a salire. Altro punto fondamentale che hanno spiegato proprio ad EICMA, hanno aggiunto una nuova elettronica, addirittura con una piattaforma inerziale a 6 assi. Quindi io non immagino, già se questo 690 Duke l'elettronica è veramente buona, non si può veramente dire nulla, mi è stato veramente bene. Non immagino sull'890. Polizia evitata, meno male. Su questo non ne sono sicuro, però immagino abbia anche il cornering ABS ormai, che in pratica dal nome si intuisce, perché quando siamo in curva va ad attuare l'ABS attraverso i sensori della piattaforma iniziale, cioè in base a quanto stiamo piegando e alla velocità in cui siamo funziona in modo diverso, entra in azione in modo diverso. Altre cose fondamentali da dire sull'890 Duke R? Diciamo che ha una impostazione di guida abbastanza più sportiva, infatti c'è sia il manubrio più caricato in avanti, sia le pedane leggermente più arretrate. Una pecca però da dire, sul Duke 690 R davano insieme lo scarico a Krapovic, qua a quanto pare niente. Ah, giustamente, quasi dimenticavo, il design diciamo che è rimasto molto simile, se non quasi identico a quello del 790. L'unica cosa che cambia è la colorazione, questa volta, quest'anno, un po' più bianca, diciamo il bianco predomina un po' di più, però diciamo che l'arancione che si è andato a perdere dalla carena lo ritroviamo invece sui cerchi e sul telaio. Io, siccome l'annuncio di questo Duke 890 R mi ha mandato abbastanza in hype, e parlando di hype vi ricordo il mio link in descrizione col quale avete un bel buono, così mettete benzina alla moto e vi fate un bel giro. Tornando al discorso precedente, siccome mi ha
abbastanza colpito questa moto, sono andato a vedermi un po' i dati tecnici rispetto alle altre moto della sua categoria. Ne sono rimasto sorpreso anch'io. A quanto pare è al primo posto, se non pari merito, con altri uno, massimo due modelli. Però personalmente, secondo me, è al primo posto. La prima moto con la quale l'ho confrontata è l'MT-09 SP però. Diciamo che i principali dati tecnici che ho visto in queste moto sono 4, ovvero quanto riguarda il comparto, sia sospensioni sia freni. Poi sono passato alla potenza, ovvero i cavalli della moto. Per non farci mancare nulla, ho confrontato anche i newton metri della moto, ovvero la coppia. E infine il peso, perché non sembra, ma il peso può fare una bella differenza sulla moto, soprattutto in termini di rapporto potenza-peso. Quindi cosa è uscito dal mio confronto col Duke 890R e con l'MT-SP09? Forse MT-09SP. È uscito che a quanto pare l'890 Duke R ha sia più cavalli, sia più newton metri, sia pesa di meno e ha anche una ciclistica migliore. Mi dispiace per l'MT-09SP, infatti io quest'anno ad ECMA speravo almeno in un restyling della versione SP e anche magari qualcosina in più, diciamo almeno un cambio elettronico anche col blipper, quindi a scalare, ma a quanto pare nulla quest'anno. Speriamo nell'anno prossimo. Ma questa non è stata l'unica moto con la quale ho confrontato l'890 Duke R. Infatti l'ho confrontato anche con un'altra moto che ho visto, a quale diciamo ho messo l'occhio su da un po' di tempo e che quest'anno è uscita la nuova versione, ovvero la Triumph 765 RS. Quest'anno è uscita la versione 2020, veramente molto bella, hanno rifatto anche il faro. E intanto la signora qua attraversa con rosso pieno. Anche l'altro signore, vabbè. Tralasciando i peduni, in pratica la Triumph 765 RS è veramente molto bella, però secondo me pecca in una cosa: ha poca coppia, perché infatti il motore viene usato in moto 2, quindi ha abbastanza cavalli, tira agli alti, però la coppia è poca. Pensando che la coppia è un po' meno del S90 Duke, quindi almeno io che provengo dal monocilindrico, farei fatica, secondo me. I cavalli diciamo che sono più o meno gli stessi, forse ne ha qualcosina in più la 765, mentre per il peso dovremmo essere lì, forse pesa qualcosina in meno l'890. Ciclistica diciamo pari merito, forse qualcosina, ma proprio qualcosina su per quanto riguarda le sospensioni per la Triumph. Altra moto con la quale ho confrontato il nuovo 890 è stata la Ducati Hypermotard. Come si può non pensare all'Hypermotard quando si pensa a una bella fan bikes? E quindi anche lì in questo confronto. Diciamo che quando ho aperto la pagina Ducati ero abbastanza convinto di trovare un valore di coppia più alto rispetto all'890, però a quanto pare ne sono rimasto deluso perché ha più coppia il Duke. Non so come faccia, ha più coppia il Duke. Ma soprattutto quello che mi ha meravigliato, ha anche più cavalli. E la terza cosa che proprio l'ho detto, vabbè, non so come abbiano fatto, pesa anche meno. Quindi non saprei, forse la versione Hypermotard SP, però là diciamo siamo a un altro livello di costo rispetto all'890 Duke, ha qualcosa in più riguardo le sospensioni. Però la versione normale, secondo me, che ha più o meno lo stesso costo di quella dell'890 Duke R, è molto meglio l'890 Duke R. Fanno 22 gradi e io mi ammalo anche con 22 gradi a novembre. Adesso mi aspetto il terzo, non c'è due senza tre. Ultima moto con la quale ho fatto un breve confronto è stata una Kawasaki, ovvero la Z900, uscita anche questa negli ultimi anni, quindi qualcosa di nuovo sempre. Partiamo diciamo dal punto secondo me critico della Z900, ovvero il peso. Infatti in ordine di marcia è una moto che pesa oltre 200 kg, si fanno sentire secondo me. Ah, il traffico. È da venerdì mattina, non è niente. Riusciremo a passare? Dai, sì, piano piano. Tornando al discorso Z900, diciamo che come cavalli vanno dalla parte della Z900. Però, c'è un però, ovviamente il rapporto potenza-peso va dalla parte dell'890 Duke R. Per la coppia possiamo dire che stiamo lì come coppia. Quelli sono i newton metri più o meno su tutte e due le moto, differenza poco significativa. Mentre per la ciclistica secondo me sta una grande differenza, soprattutto in reparto freni e anche in reparto sospensioni, che non sono per nulla male su questo ultimo 890 rispetto alla Z900. Mi devo ricordare di girare a destra, infatti sono tornato indietro apposta. Ultima cosa fondamentale di questo 890 Duke, direi la data di uscita e il prezzo. Data di uscita stimata è marzo 2020. Io sto già là pronto per il test ride. Mentre il prezzo diciamo che non è così basso, però non è neanche così alto vedendo ciò che sta sulla moto. Infatti si tratta di ben 11.900 euro, molto parenti a 12.000 direi, che sono alla fine la stessa cifra della Triumph 765 RS. Quindi diciamo che nel segmento di queste moto più o meno stiamo là nel prezzo. Ma stiamo facendo la gara qua col vigile? Ha aperto lo specchietto, ci vede? Aiuto, mo ci ferma. Il vigile è molto perplesso, che dice ma cos'è, ma ha salutato? Che sta trasportando? Un televisore sul motorino? No, un
non si capisce cosa. No, i vigili, madonna. Vabbè, a due all'ora dietro i vigili. Allora io faccio qua la... Ma sei normale? Secondo me hai qualche problemino tu, eh? Quindi se siete arrivati fino a questo punto del video, io vi ringrazio per la visione. Come ogni volta vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto, magari con quello che ne pensate di questo nuovo Duke 890R. E soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. E oggi in più vi ricordo anche che c'è Offerte Bikers in descrizione. Non perdetevelo e non perdetevi gli articoli adesso connessi. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!